DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. C'è l'allarme energetico, Nicola. Energetico che riguarda un po' tutti quanti, perché noi pensiamo sempre che sia una cosa che poi quelli lì che governano, sì, prima o poi la metteranno a posto. Ma non l'Italia, il mondo intero. Il mondo. E invece l'allarme è pesante, insomma, perché il mondo lo governa un petroliere, quindi insomma c'è qualcosa che non torna. Sai che lì a, come si chiama, Ponte Lago Scuro, che è il punto del Po dove sempre viene misurata l'altezza, appunto, dell'acqua, non è dove prende Bossi dove prendeva l'ampolla dell'acqua, lì era la fonte proprio del Pontigia. Dov'è Pontida che... A Pontida fanno i raduni, però su ancora più su prendeva l'ampolla, no? Perché tu mi insegni che il Po nasce sul Piemonte. Dai due affluenti, la Dora Balte e la Dora Ripari. Monviso. Vabbè, l'acqua scarseggia. L'acqua è poca, anzi scarseggia, e la papera non galleggia. C'è questo problema enorme che riguarda un po' tutti quanti. È difficile fare il collegamento mentale fra causa ed effetto, no? Però tutti quanti siamo tenuti in qualche modo a migliorare il nostro rapporto con l'ambiente. Io da qualche giorno a questa parte, perché come funziona? Che io mi alzo ancora un po' impastato di sonno, leggo il giornale, dopodiché mi faccio la doccia, mi lavo i denti, mi faccio la barba. Quindi quando faccio queste operazioni, che sono legate un po' anche allo spreco, sono figlio di quello che ho appena letto. Certo. Quindi... avendo appena letto che l'allarme continua a salire ogni giorno e che il livello continua a scendere, questa mattina per la prima volta mi sono lavato i denti chiudendo e riaprendo. Sì, io lo faccio, quando mi ricordo lo faccio. Ho fatto una doccia molto rapida, più rapida del solito, per quanto io le faccio sempre molto molto veloce. C'è un problema con la doccia, aiutami, anch'io sto molto attento. Il problema è quando arriva l'acqua calda. Sì, lo so. Cioè, c'è quel minuto di spreco? Beh, però lì è inevitabile, io credo. Lo spreco è se tu sotto la doccia, come certe persone, di cui non farò il nome, neanche dirò il sesso, magari non stanno come noi un minuto e mezzo, due minuti, tre minuti, ma 15. 20. Dove sei? Esci sotto la doccia! Ho finito! Perché poi la colpa è del balsamo. Eh sì, perché il balsamo vuole asciugato. Sì, cioè sì. Bisogna impaccarlo. Ho capito. Tenerlo lì. Quanto lo tieni in testa il balsamo? 3, 4, 5 minuti. Ma in quei 3 o 4 minuti non puoi chiudere la doccia. Spegna, cioè fai dopo. Questa è la foresti che... No, e poi quando fai la barba anche. Quando fai la barba sì. Sì, c'è quel problema che praticamente devi... sciacquare il rasoio. Devi qualcuno arriva all'usanza antica del lavandino pieno d'acqua. Ma finalmente. Però lì, insomma, ci vuole l'acqua corrente. No. Però io ho fatto i conti per fare una... Calda, tra l'altro, ci vuole. A te vanno via i peletti, se no non vanno. Vanno via lo stesso, però l'acqua calda ha un potere emolliente. Emolliente sulla pelle. Ammorbidisce un po' i peli. Certo. E quindi ho fatto i calcoli, dicevo, per fare una passata intera ci metto... I calcoli per la barba. Faccio, cioè, spiegami. Con la prima passata faccio tutto il lato destro e un po' di collo. Con la seconda passata faccio tutto il lato quindi sinistro. Quindi è lato destro, collo, acqua. Esatto. Pulisci. Lato sinistro, collo, acqua. Baffi, mento, acqua. Quindi 3 sciacquate? In 3 sciacquate faccio l'andata. E poi 3 sciacquate per il ritorno. Devi fare anche il ritorno. Pelo contro pelo. Quindi però tu sei antichità, barbiere di Siviglia, fai prima tutto il pelo... poi tutto il contropelo. C'è la barba. A parte che ho la barba, ma comunque quando facevo, ormai ero veramente molto sportivo. Cioè facevo addirittura pelo con schiuma, contropelo senza schiuma. Come senza schiuma? Senza schiuma, ormai era andato. Potrei morire. Io sono arrivato a un livello di durezza della pelle che la faccio senza schiuma. Sì. Faccio la barba senza la schiuma, un pazzo. Che uomo. Calabria Saudita. Io bisogna di ammorbidire, insomma. E quindi appunto ho imparato a chiudere il rubinetto, insomma. Anche se devo dire che mi manca tanto quel rumore dell'acqua corrente. Ah, ti faccio un CD. Ti faccio un bel CD con l'acqua. Effetti sonori. No, io mi piace. Te lo metti lì vicino. Mi piace il rumore. Mi piace la visuale. Sì, la, ma moriremo tutti. Stiamo tutti morendo di sete. Sì, per colpa della barba. Ma l'umanità ha sempre avuto momenti così. Ho capito, sempre avuto momenti così. Però. Acqua azzurra, acqua chiara. Lucio Battisti, Radio DJ. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.